del giorno, al punto 1 comunicazione del sindaco, al punto 2 riconoscimento dell'agibilità di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Lazio, sezione seconda bis, numero 86 del 2014, consorzio Poggio Principe, Comune Santa Marinella, articolo 194, comma 1 lettera A, del decreto legislativo 188.000 numero 267. Al punto 3 riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 2350 del 2009 e dall'ordinanza numero 13520 del 2015 del TAR del Lazio, sezione seconda bis, o le scalchi Comune Santa Marinella. Al punto 4 riconoscimento della spesa complessiva di euro 9760 per lavori di sondaggenza per l'eliminazione delle problematiche legate all'alluvione del 28-10-2015 ditta Scavi SRL. Al punto 5 riconoscimento spesa complessiva di euro 6100 per lavori di sondaggenza per l'eliminazione delle problematiche legate all'alluvione del 28-10-2015 ditta Sacchetti Virginia SRL. Al punto 6 adempimento 58,1 convertito con legge 133/2008, piano di proiezione, alienazione e valutazione del patrimonio immobiliare. Al punto 7, atto di indirizzo sul contenimento dei costi del personale della Santa Maria Servizi e linee guida sulle modalità di reperimento di nuove figure professionali. La parola al sindaco. Grazie Presidente, non è che abbia particolari comunicazioni da fare oggi. Ovviamente l'ultimo consiglio dell'anno, quindi ne approfitterò magari anche in seduta finale per fare gli auguri di buone feste ai consiglieri della città tutta. Volevo solo salutare Francesca, che è il secondo esperimento che facciamo in consiglio comunale di un sindaco per un giorno, auspicando che possa essere sempre un'esperienza edificante quella di partecipare a un consiglio comunale e vedere un po' come funziona la vita amministrativa. Ma terzo in generale, secondo il consiglio. Quindi grazie e gli auguro che sia una buona esperienza di fine anno. Consigliere Bianchi. Gli auguri, abbiamo gli auguri sul Consiglio Comunale. Ci sono due questioni che voglio prendere in considerazione subito prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Una richiesta che viene fatta da più parti, dall'Associazione Ambientalista e da moltissimi cittadini, è quella di prendere esempio da circa gli 800 comuni d'Italia che hanno fatto un'ordinanza per chiodere l'utilizzo di botti a capodanno. Allora, questa cosa io chiedo al sindaco di prenderla seriamente in considerazione, come è possibile di fare un'ordinanza per limitare almeno l'uso soltanto da mezzanotte a luna piuttosto che sparare in continuazione tutto il giorno. Questa notte a Santa Maria hanno sparato due bombe alle 3:30 della notte, non so se l'avete sentite, c'è questa storia, abbastanza volte almeno sono state sparate. Quindi questa cosa deve un po' pure finire, a qualsiasi ora della notte sparano in continuazione. La seconda cosa invece riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno che riguarda la multiservizio. Ieri in commissione era l'ultimo punto anche in commissione, non abbiamo potuto approfondire alcune questioni. Chiedo al Consiglio Comunale se si può ritirare e portare come punto per il prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Prego. Credo che non sia necessario, anche perché Andrea, da te questa risposta mi ha stupito particolarmente, perché in commissione si è uscito. Io sono favorevole a questa delibera, perciò mi stupisce un pochino. Però facciamo discussione in consiglio comunale, non credo sia necessario rinviare. Perdona Emanuele, tu mi hai fatto. Presidente, scusi, perché sembra. Allora, il consigliere Michela mi ha fatto una domanda, perché in commissione era l'ultimo punto, e mi ha fatto questa domanda, ma perché tu sei contrario alla soluzione di due nuove figure alla multiservizi, però io non sono contrario alla soluzione di nuove figure alla multiservizi. Tutto sta però a capire come vengono pagate e chi deve pagarle. Grazie. Consigliere Rocchi. Presidente, buongiorno. Io mi scuso se non ho potuto prendere parte alla commissione, ma avevo gravi problemi di famiglia che avevo comunicato. Quindi io la delibera l'ho letta per conto mio, diciamo. Veramente anche a me era sorta questa esigenza, anche ascoltando, ricevendo esigenze dei dipendenti, soprattutto relativamente alla prima parte. Certo, e poi dopo si può discutere, però volevo chiedere una cosa, ma c'è qualche urgenza che la Lega il 31 dicembre, a scadenza dell'anno solare in corso? Perché altrimenti mi sembrerebbe logico di approfondirla, soprattutto quella prima parte che riguarda il contenimento degli stipendi
che è un po' generica e che ha suscitato molte perplessità, e soprattutto il legame fra, perché quello che si legge, una persona che non ha avuto modo di approfondire, cioè se legge la delibera così com'è, capisce che c'è il legame, cioè che per assumere delle persone bisogna ridurre gli stipendi o contenere gli stipendi alle altre. Sembra proprio fatta così la delibera, se non la legge, quindi perché non rimandarla e approfondirla insieme anche con i dipendenti? Questa era... Grazie Michela. Vediamo una volta per tutte, sono contento anche che siano partecipi alcuni dei dipendenti della Multi Servizi. Perché mi permette, Presidente, di fare un piccolo escursus per quanto riguarda la Multi Servizi, perché altrimenti non si riesce a capire dove si arriva da dove arriva questa delibera. Questa amministrazione negli ultimi due anni. Presidente Michela, quanti ci diamo il punto? Come te dice, Presidente? Perché altrimenti sembra. Devo dare una risposta a 360 gradi, perciò. Se vogliamo anticipare il punto, votiamo l'inversione. Consigliere Michela, chiede anticipare il punto? L'inversione per cui ho fatto entro quest'anno. Noi oggi abbiamo seguito quello che sono le richieste del piano Mottarelli. Il piano Mottarelli va letto l'allegato A della delibera, ora lo prendo, così almeno si specifica questa, come dire, cattiva informazione sulla quale poi, giustamente, se uno legge letteralmente può esserci un pochino di timore da parte dei dipendenti. Leggo, principio di contenimento forzi del personale e l'allegato A della delibera. Allegato A della delibera. Le società, principi di contenimento dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Vado. La società opera per il contenimento dei propri costi interni mantenendo nel 2016, questo è uno dei motivi per cui va portata entro il 31-12, perché il riferimento sono per la spesa del personale entro il 2015, il costo del personale al netto di eventuali futuri incrementi contrattuali stabiliti dal contratto nazionale, perciò la crescita normale del contratto nazionale non viene presa in considerazione del contenimento dei costi, a livelli non superiori a quelli sostenuti nel 2013. Naturalmente questa delibera non viene, come dire, semplicemente dalla volontà di poter ampliare la pianta organica della Monte Servizi, da solamente dalla volontà dell'ampliamento della pianta organica, ma avviene da un procedimento come avviene per quanto riguarda l'ente, perché gli obblighi sono gli stessi, su quello che è la spesa del personale. Dal 2013 ad oggi la Multiservizi ha avuto delle mancanze da un punto di vista numerico per licenziamento, per pensionamento e per altri motivi. Lo spazio economico dal 2013 al 2016 sono la bellezza di 152.000 euro. L'incremento dato dalla richiesta del Presidente dell'ampliamento della pianta organica sono 58.000 euro. Significa che ci sono dei margini ancora per 120.000 euro eventuali per poter aumentare la pianta organica. Volontariamente non abbiamo fatto questo ulteriore sforzo perché ci siamo limitati semplicemente a paragonare gli importi economici di quello che è l'uscita di Prestigiarmo, che è la persona che è pensionato, e di quello che è ad oggi l'attuale costo della consulenza esterna del tecnico agronomo. Perciò non abbiamo in nessun modo a modificare il costo rispetto all'anno del 2015 e non abbiamo nessun tipo di incremento rispetto al 2013. Perciò noi siamo ancora al di sotto rispetto al 2013. Spero che questo sia stato chiaro. Il perché? Consigliere Michela, o partiamo al punto oppure... Per me il punto va portato perché è necessario entro il 31-12. Lascio la maggioranza di decisione. Grazie. Mettiamo a votazione la proposta del Consigliere Bianchi di rinviare il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Procediamo con l'ordine del giorno al punto 2. Consigliere Michela, la sua lei? Allora, stiamo portando al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza del TAR del Lazio, sezione seconda bis, numero 8126-2014. Consorzio Poggio Principe, Comune di Santa Marinella. Ops.
Ti ho fatto di rischiare il punto, non è passato. Allora, in questo caso si tratta di debito fuori bilancio, in quanto la sentenza pervenuta definitiva nel 2015. Anche se in questo caso gli impegni economici da parte dei funzionari del tempo erano stati presi e le risorse perciò sono state trovate nei capitoli adatti, la normativa prevede che per quanto riguarda la riconducibilità dei costi per sentenze esecutive vengono portati come debito fuori bilancio. Nella fattispecie la vicenda ci porta a un costo per il dottor Fabio Maurano di 800 euro. Questa delibera perciò prevede il riconoscimento del costo di 800 euro a quello che era il commissario d'acta per la vicenda. Allora, mettiamo a votazione la delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo anche sulla tagliata, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Punto 3, sempre non si è tagliata. Questa è una delibera similare a quella precedente, è un riconoscimento sempre del CPA di fuori bilancio, derivante dalla sentenza 2350-2009. E l'ordinanza 13.520-2015 del TAR del Lazio, sezione seconda bis, quella Odescalchi, comune di Santa Marinella. Allora, in questo caso c'è riconoscimento, anche qui il responsabile del tempo, Ugo Gentili, aveva impegnato le risorse, ma anche qui la stessa normativa in cui viene riconosciuto come debito fuori bilancio nell'anno in cui vi è la sentenza definitiva. In questo caso andiamo a riconoscere la somma di, secondo la sua testa di cercare, al funzionario regionale Bisogni Fabio 5.000 euro e al dottor agronomo Piero Pieti la somma di 6.844,20 euro, al dottor geologo Leonardo Nolasco 1.991,40. Tutte queste somme sono somme derivanti dalla sentenza esecutiva per quanto riguarda la questione dei scambi di Santa Maria. Effettuato per la rimozione di detriti, terre che per l'evento meteorologico, come ormai capita spesso, molto concentrato su alcuni quartieri, ha portato questi detriti.
quindi è stato fatto un intervento per quanto riguarda la prima delibera sulle viabilità, sulla viabilità di via 4 novembre, di via Valdambrini, via Borgiolino, via Castelsecco, all'altezza del sottopasso, via Centro della Visitazione, via Galilei, piazza di Firenze, via Belvedere, via 4 novembre, una stradina interna. La somma di 9.760 euro obbligo compresivo, quindi si chiede al Consiglio di riconoscimento di questa spesa. Alle due delibere di fuori bilancio e entro in mezzo un'altra questione. In commissione ieri giustamente ha presentato queste due delibere il dirigente responsabile non sono debiti di fuori bilancio c'è una questione che è sorta in commissione, una questione molto importante che è riferita al BEC, perché il dirigente Bidoni ha fatto presente una questione che si è praticamente si trova sempre in grande difficoltà nei momenti in cui ci sono le calamità, dove lui praticamente è costretto di sua, senza con una grande soggettività, ad invitare a interventi di somma urgenza ditte per intervenire subito. Questa è una cosa che in commissione io ieri ho preso parola, ho detto una cosa, ho chiesto un aiuto a tutti i consiglieri che erano presenti di accelerare il PEC, perché in quella fase lì va istituita un albo delle ditte che devono fare subito la somma urgenza. Ed è in questo modo che porta la soggettività a chiunque di chiamare le ditte sul territorio. Il problema qual è? Che se noi abbiamo una struttura organizzata e quindi una regia che è fatta dal comandante dei vigili, dall'ufficio tecnico, dalla protezione civile e quant'altro, tutta questa soggettività anche in fase di calamità viene tolta. Soprattutto viene rispettato un procedimento standard. E questo procedimento standard, velocissimo, è soltanto dettato dal BEC. Quindi il Consiglio Comunale in questa sede, io invito tutti i consiglieri del sindaco a presentarlo il più breve possibile, non in Consiglio ma in Commissione, in modo tale che noi possiamo lavorarci sopra e il Comune di Santa Maria può adottare questo metodo vecchio che manca. Quindi questa delibera è una delibera che certo deve essere approvata, la votate voi, ma è normale che se fosse stata microfono un peso specifico diverso. Grazie. Allora, che cosa succede? La questione che la collega è molto importante in realtà. Io vorrei anche tornare sul punto, perché c'è una modalità di questa amministrazione che io mi permetto di criticare in maniera ferma, cioè quella di deformare le cose, la realtà delle cose. Allora, se noi il piano di emergenza comunale, che ha in sé tutti i numeri di telefono, tutte le ditte a cui bisogna rivolgersi, è stato consegnato, fatto e finito ad aprile del 2015. Doveva essere completato, ci dovevano essere dei numeri di telefono, eccetera. Il Comune ha avuto aprile, maggio, giugno, luglio, poi è uscita una normativa regionale. Quello che ci avete detto è che questa normativa regionale avrebbe reso inutile quel PEC. Questo è falso, non è vero, perché se si legge quella normativa viene detto chiaramente che per i PEC approvati dopo il luglio 2014 come il nostro ci sarebbe voluto un aggiornamento, ovviamente, ma il PEC sarebbe stato attivo. Quando a ottobre abbiamo avuto la riunione, il PEC sarebbe stato un documento vivo, qualcosa che avrebbe servito, sarebbe servito e sarebbe funzionato. Quindi lì potevamo avere le ditte, eccetera. Invece che cosa è successo, collega Passerini, quella mattina, quel pomeriggio? È successo quello che succede ogni volta che c'è un evento calamitoso, che si telefona al funzionario. Il funzionario stava a casa, grazie a Dio stava a casa, grazie a Dio aveva un telefono che funzionava, perché se fosse stato a Parigi, a Dubai o dovunque, lui, siccome conosce i tombini di Santa Marinella 1 a 1, si è attivato subito.
Questo non è possibile, questo comune non può andare avanti così. Tant'è che io avevo presentato anche una mozione, ed è strano il Presidente del Consiglio, perché le mozioni in genere lei le metteva sempre al Consiglio Comunale successivo. E erano i tempi c'erano tutti. In questa mozione si parlava anche del PEC, dell'accelerazione della questione del PEC. E l'amministrazione, non solo Presidente, lei non ha portato la mozione, ma ancora del PEC non si parla, non si sente, non si dice, o meglio, quello che si dice è ormai la Regione ha reso inutile quel PEC. Ripeto, se fosse stato approvato sarebbe da aggiornare, ma sarebbe tuttora in vigore. L'altra cosa che volevo dire, per queste, volevo chiedere magari al segretario, abbiamo una struttura che è un ufficio, qualcuno, un database, qualcosa che controlla i conti fiduciari e che controlla la rotazione degli appalti anche di questi lavori di sovrurgenza? Ce l'abbiamo questo schema di rotazione? Perché a me sembra, magari mi sbaglio, cioè questo controllo sulla rotazione degli appalti, soprattutto quelli dei ottimi fiduciari, quelli di ultima urgenza, eccetera, perché a me sembra di vedere più o meno sempre le stesse ditte, cosa che non mi sembra giusto relativamente a tutte le ditte del territorio. Quindi la domanda è se c'è qualcosa o qualcuno che controlla, ovviamente mica solo quelli dei lavori pubblici, tutti gli appalti in generale. Grazie. Sindaco? Sul PEC farà un intervento il consigliere di campo abbastanza specifico, ma le problematiche sono relative a un cambio della normativa regionale, lo sapete tutti, c'è un accordo sul quale abbiamo fatto un bando, che ha vinto l'incarico per poter eleggere appunto il famigerato PEC, e siamo in attesa che il campo sulla tempistica sarà più puntuale di me, perché tutto sommato l'amministrazione comunale c'è un motivo lusso per il quale non c'è approvazione del piano di emergenza comunale, tutt'altro, perché prima la approviamo e meglio sia per tutti quanti. Io voglio sempre però fare una riflessione sulle vicende. Anche il PEC ci evita quello che accade, oppure il fatto che sono accadute delle emergenze a Santa Marinella ha in qualche modo rallentato la macchina dei soccorsi, perché io credo, sfido chiunque a dirlo, che sia nella riunione del 27 novembre 2014, sia nella piccola alluvione che è successo a ottobre di quest'anno, credo che non si possa dire nulla alla macchina dei soccorsi, delle emergenze e alla macchina stessa dell'amministrazione comunale, perché addirittura siamo riusciti a ripristinare le macchine delle strade dal 2048 ore post alluvione. Quindi credo che tutto sommato gli va dato. Se il dirigente, che era consigliere Rocchi, sta a Dubai, e poi si rimane anche se c'è il PEC, era sempre il sostituto nel momento in cui c'è il sostituto, di cui il seguitore non è reperibile quel giorno perché non c'è un altro tecnico dell'amministrazione comunale che è reperibile per far fronte all'emergenza. Questo mi sembra tutto ovvio, anche la reperibilità di un avanzamento viene riconosciuto dall'amministrazione comunale. Le liste che vengono chiamate le chiama il tecnico senza ascoltare nessuno, la regione che nel momento in cui c'è la sua urgenza sente le liste che sono disponibili in quel momento sul territorio che possono garantire il servizio entro l'ora successiva. Quindi, appunto, a parte questo, ma non è questo il problema fondamentale, credo che faccia le telefonate di norma a tutte le liste che lavorano con gli investitori sul posto e prima che danno la disponibilità ad essere presenti entro la prima ora della riunione o dell'amico Sosi si chiamano e si fanno intervenire. Sì, no, infatti io chiedevo proprio perché comunque non lo sempre caso. Alla fine il discorso dei lavori pubblici, questi non sono lavori pubblici. Io mi presto, come credo ogni buon cittadino che fa amministrazione, a dare una mano su queste sono attività comunali, sicuramente pure a un certo punto chiarire questi aspetti regionali, attività idrogeologiche, non sono lavori pubblici. Io, lei spesso riconosce la mia faccia, la realtà che mi presto a questo tipo di attività. Ha già spiegato bene il sindaco, c'è piena libertà da parte degli uffici di potersi avvalere di tutte quelle che sono le ditte che sono all'interno dell'albo, fanno una chiamata, risolvono il problema in 24 ore, come è stato anche l'ultima della un'entità, e quindi da quel punto di vista non andiamo a sindacare, anche perché c'è anche un altro tipo di punto di vista
Quando i tecnici comunali chiamano le imprese, non è che mi dicono guarda che c'è un certo tipo di lavoro, ma mi chiamano, mi dicono siete disponibili, vengo sul posto e si attiva. Dopodiché gestisce completamente tutto l'ufficio. Quindi non credo che si possa in qualche modo superare sempre questo alone di mistero che vogliamo creare con gli interventi, anche per un semplice motivo, perché forse nel momento in cui c'è un evento calamitoso, la cosa più importante è che entro 24 ore venga riportata la serenità delle zone colpite. Non credo che si possa in qualche modo pensare che gli uffici possano aspettare chi non è stato mai chiamato, perché magari è disponibile dopo una settimana. Chiamano le imprese che sono dotate di mezzi e uomini disponibili nell'arco di 24 ore. Quindi anche su queste cose, insomma, ecco, cerchiamo di non contornarle di valori di mistero. Poi per quanto riguarda il discorso del PEC, cerco di dare le risposte. Grazie. Carlo, prego. Buongiorno a tutti. Io risponderei alla sua parola per quanto riguardava il PEC. È ovvio che se l'avessimo portato prima di agosto, quando sono arrivate le direttive del Lazio, sarebbe stato effettivo per tutti, come dice. Ma questo non l'abbiamo fatto perché c'è un godimento da parte della maggioranza non portare il PEC, perché chissà quale lato scuro che sta dietro questa cosa. È perché la Giunta, insieme al segretario comunale, tutta la maggioranza, doveva indicare gli uffici comunali da inserire all'interno del PEC e le funzioni degli uffici comunali. Un degrado molto molto importante questo qua. Ovviamente è del tempo, anche vero che c'è stato un incontro tra la professionista e tutto il personale del Comune di Sant'Onella prima di avere questo. E poi ovviamente la Regione Lazio è stata da dire, noi è ovvio che dobbiamo rispettare. E non è vero che dobbiamo portarlo comunque a prescindere da queste direttive, perché comunque la prima volta con piano non era adeguato, perché è una cosa fondamentale nelle nuove linee della Regione Lazio e piano di emergenza comunale. Ovviamente adesso credo che il lavoro della CECO sia quasi finito anche per questa nuova direttiva e per il 15 gennaio, 10, 15, 20, adesso non siamo in assistenza di fare nulla più. La PEC sarà effettiva a San Salaminella, ma la motivazione è soltanto questa, soltanto tecnica, non c'è una volontà politica oscura, non è su social che qua si sa strategia dietro, semplicemente questa qua non è più ciò. Grazie. Consigliere Passerini? Prima allora. Consigliere Passerini. Sì, allora intervengo e chiedo scusa per la voce. Abbiamo fatto una commissione pochi giorni fa, la consigliera Rotti non è venuta, però vorrei chiarire un aspetto. Abbiamo parlato sia del discorso del principio di rotazione che ha detto anche il consigliere Bianchi, sia del discorso della discrezionalità da parte del dirigente nel scegliere le ditte in fase emergenziale. Io posso suggerire, vista la criticità della vicenda, posso suggerire che a parte dell'approvazione del PEC possa essere considerata, e porgo il quesito al segretario comunale, possa essere considerata la possibilità di avviare un processo di evidenza pubblica, una manifestazione di interesse per creare una sorta di classificazione di queste ditte che per permettere al funzionario incaricato della scelta in questa fase emergenziale di discernere circa alcuni parametri che potrebbero essere a lui utili. Sto parlando della reperibilità, sto parlando della tempistica, sto parlando della portata dell'intervento e della tipicità dell'intervento. Con un quadro, con una fotografia più chiara si potrebbe eliminare magari o potrebbe ridursi il rischio di affidarsi a una ditta che magari poi in fase operatività debba richiedere un'integrazione, debba richiedere un aiuto a qualche altra ditta. In sostanza si cerca con questa fotografia di rendere più facile, più codificata la scelta da parte del responsabile. Consigliere Rocchi? Sono abbastanza stupita, nel senso che avete parlato di lato oscuro, di mistero, ma nessuno ha... No, si chiamerebbe coda di paglia, però perché, cioè,
Non alludevo a nessun mistero, consigliere, nessun lato oscuro. Uno, posto un problema di rotazione, ho appena scoperto che, poiché per gravi motivi familiari non ho partecipato alla commissione, ho saputo che il problema della rotazione è emerso anche in commissione, quindi è un problema serio, da un punto di vista amministrativo, normale. Relativamente al PEC, nessun mistero, nessun lato oscuro, dico semplicemente, consigliere, che l'amministrazione sarà inefficiente, gravemente inefficiente, perché quello che doveva fare in un mese o due, nemmeno in quattro mesi è riuscito a farlo. E questo ci ha impedito di non avere inefficienza, si chiama questo. Se io faccio una cosa, ci metto troppo tempo per fare una cosa che è urgente, io la chiamo inefficienza. Questo ci ha costretto a lavorare in questo modo, quindi con le procedure d'urgenza, eccetera. Quindi io questa delibera voto contrario perché secondo me è figlia di quella inefficienza, tutto qua. Consigliere Bianchi. Grazie. Allora, rispondendo brevemente all'assessore Bruno, nessuno mette in discussione l'intervento che ha fatto l'ufficio tecnico che risolve i problemi. Noi entriamo in merito a una questione che è diversa, quella della scelta di operatività immediata dell'intervento. Tant'è che io in commissione era presente Bidoni, il tecnico che ha fatto queste delibere, e ha fatto espressamente una richiesta che ho sentito io, ma l'ha sentita il collega Passanini, l'ha sentita il collega Pinghella, cioè di togliere la soggettività di scegliere nei momenti di calamità le ditte che devono fare gli interventi. Tant'è che ho fatto una proposta in commissione, qua di fare un'evidenza pubblica, di scegliere un'evidenza pubblica delle ditte che nell'arco di un'ora, un'ora e mezza dalla calamità devono intervenire. No, perché tu devi avere delle ditte che hanno una prontezza di intervento che è diversa rispetto a quella dell'intervento tra una settimana, 10 giorni, ora. Tu devi fare un intervento a un'ora e devi dire la ditta. Signori, fra un'ora, massimo un'ora e mezza, tu devi mettere a disposizione 5 ditte. 5 aumenti, la ruffa, gli operai e quant'altro. Non è detto che tutti che sono possono aderire a questa cosa. Allora, la mia richiesta è questa. Si può fare un'evidenza pubblica dove si chiede alle ditte sul territorio di poter intervenire un'ora, un'ora e mezza dalla calamità e dirci quali sono i mezzi, gli operai e che mettono a disposizione, punto. E soprattutto anche i costi. Noi vogliamo sapere inizialmente quanti sono i costi orario. Perché non si può vedere, scusa. I costi di quanto costa il caso di calamità. Questa è la mia proposta. Poi, abbiamo recepito la vostra proposta, la prendo un po' seria. E questa non è delibera. Queste sono delibere, naturalmente, che noi comunque votiamo contro questa deliberazione. Bene? Mettiamo il punto 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? E lo assenti. Votiamo anche la scelta mediata. Chi è favorevole? Contrari? Punto 5. Punto 5 è analogo, quindi se volete possiamo vedere il secondo. La ridescrivo velocemente, anche questi sono interventi ovviamente minori, però sempre con un'attività legata all'intervento dell'evento meteorologico del 28-15, principalmente legati agli interventi sulla Via Aurelia Vecchia, autostrada, sottopasso del Crotale e zona della Vite. Un riconoscimento per ogni complessivo di 6.100 euro. Grazie. Mettiamo in votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Decisione immediata anche su questa delibera, chi è favorevole? Contrari? Punto 6, consigliere Pinghella. Questa delibera è una delibera proveniente dall'approvazione del bilancio di previsione 2016. È quella che abbiamo posticipato con questo consiglio per l'errore di battitura sulla delibera. In questa delibera viene portato il piano di ricognizione, realizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Quindi noi abbiamo riportato analiticamente quello che è il patrimonio immobiliare e di conseguenza i propri valori.
Oggi molto importante per quanto riguarda la valutazione contabile, in quanto si passerà anche a una parte di bilancio economico patrimoniale, di conseguenza il patrimonio sarà elemento fondamentale di quello che era la costruzione del bilancio. In questo caso il responsabile ha suddiviso gli immobili in tre tipologie: gli immobili strumentali, quelli che poi sono funzionali all'amministrativo, quello che sono i marchi verdi e quelli che sono gli immobili che in qualche modo sono concessi a terzi. Tutto questo porta nella prima fattispecie un valore totale, cioè quello degli immobili strumentali all'esercizio di... sto vedendo se c'è un valore totale, chiedo scusa, 21.572.671, i parchi verdi 4.146.806 e quelli dati in concessione 3.515. Una particolarità rispetto a quello che è la domanda che ha fatto il consigliere Bianchi in commissione, e in particolare era rispetto alla piana del Tirreno sul valore della quasi dato, il Consiglio Comunale, con la delibera numero 38 del 10-10 del 96, per una perizia fatta da professionisti nella cui fattispecie in questo caso anche il nostro giurista, perciò Carlo Vitacani e Domenico Fioretti, avevano fatto una rendicontazione totale dei valori immobiliari. Da quel momento poi non sono state fatte ulteriori perizie per andare ad attualizzare i valori, ma sono stati fatti dei semplici e naturalmente, a mio modo di pensare, anche comune di valutazioni sia nel passaggio euro e sia dal punto di vista di valutazione Istat. In alcune fattispecie, naturalmente per quelli che sono gli immobili sopravvenuti dopo il 96, sono stati inseriti i costi di costruzione e anche qui trovo il valore cautelativo e anche inferiore rispetto all'effettiva valorizzazione. In alcune tipologie di intervento, cioè su alcuni immobili, quando sono state fatte migliorie, l'incremento alla perizia del 96 è stata portata sul costo di costruzione della miglioria stessa. Perciò questa è la delibera rispetto a un altro problema della relazione di bilancio costruttivo 2016. Mettiamo in votazione. Prego, consigliere Pronti. Sì, solo per dire una cosa, consigliere Pinella. Questa delibera è veramente strana per la mia volta adesso. Questo è proprio dentro al bilancio dei messaggi, come hai detto, no? Quando viene approvata questa delibera, vale anche come variante agli strumenti urbanistici. Scritto una premessa. Un'unica domanda è questa: l'area ex Lungo è stata inserita come area verde e parco. Quindi gli cambiamo destinazione urbanistica? Altra cosa, l'area ex Lungo non deve essere inserita nella tabella C, è stata revocata l'assegnazione con il progetto. Altrimenti dovrebbe essere ancora in tabella C, oppure ci deve dire perché sta in tabella B. Grazie. Consigliere Michella. L'atto viene portato oggi in Consiglio Comunale, in realtà se lei fosse più presente ne sarebbe accorto, che l'abbiamo portato già anche nella presente del Consiglio Comunale. Posso anche rappresentarlo? No, semplicemente lo rappresento solo, che magari si diverrà un po' di più l'amministrazione, potrebbe dire bene, non per male. Ma perché magari ci può aiutare a trovare qualche cosa che sicuramente potremmo sbagliare. E questo a di questo. Noi in questi consigli comunali abbiamo portato, come dire, come excursus, diverse tipologie di delibere che sono propedeutiche all'approvazione di bilancio. Oggi la portiamo semplicemente per poter poi alleggerire quello che sarà, e mi auguro, entro gennaio, il giorno di consiglio comunale per quanto concerne il bilancio di previsione. La, come dire, allocazione all'interno dei quadri viene fatta dal funzionario che ritiene rispetto a quello che è ad oggi la destinazione del bene, e questo è quello che fa ad oggi il responsabile del patrimonio, che è il signor Claudio Dinizio. Per me vanno bene questi valori, perché è fondamentale che vi siano i valori comuni dal punto di vista patrimoniale, perché questa delibera è propedeutica all'approvazione di bilancio. Ed è fondamentale che i valori siano comuni, soprattutto nel passaggio di armonizzazione contabile per quanto riguarda, cioè, la visione economico-patrimoniale del bilancio. Noi abbiamo portato già un altro in Consiglio Comunale dove è stato revocato quel progetto, è stato dichiarato nullo, è caduto il fatto di quel progetto. Abbiamo già fatto un altro in Consiglio Comunale dove io c'ero, l'ho dato.
forse ho perso qualcosa, come dire, ma io non ho capito la risposta. La domanda era un'altra. Tu puoi mettere qualsiasi valore immobiliare, voi avete messo, nel dirigente ha messo nella tabella di parchi e giardini, l'area è rispungo, adesso non vedo l'architetto Bronzolino. La rispungo qui, nella premessa si dice che quello che è scritto qui sopra è variante agli strumenti urbanistici. L'avete scritto voi, quindi la domanda è, primo, perché non sta in tabella C, quella dove sono previste, che è stato l'impatto e è stato assegnato? Secondo, perché sta nei parchi e giardini quando non sta nelle aree che sono state assegnate oppure nelle aree dove non è un parco? O volete cambiare il parco e giardini? La domanda è questa. Grazie. Sindaco? Celermente, credo che fatto il progetto financing dal punto di vista della volontà dell'amministrazione, anche da questa, ma la precedente lo abbia già tolto dal piano di finanza delle opere pubbliche e ha fatto una serie di procedimenti per togliere quella vicenda. Questa delibera, come diceva il consigliere Stigliano, è solo un atto propedeutico al bilancio e una previsione. Poi c'è bene che la variante urbanistica segue tutto un altro percorso. Nel momento in cui ci sarà l'approvazione del progetto di ricreo della piazza, che questa delibera ha legata anche la procedura per la variazione urbanistica dell'area, sono molto diventa, ha fatto la fotografia della situazione attuale, molto semplicemente. Tolto quello. Consigliere Rocchi. Fare una domanda sul complesso balneare della lettiera che non sta nella tabella C. Volevamo sapere se sono state avviate le procedure di project financing, perché si dice di sì, ma noi non abbiamo visto atti. Sono arrivate proposte, avete attivato, avete avviato, sono arrivate proposte per... Sì? E in base a che cosa? Cioè c'era stato un... Quindi ecco, se ci potete spiegare queste proposte, pubblica, avviso, niente. Come si è arrivato? Chi gliel'ha detto? Ai... Ok, ho finito. Non c'è stata un'evidenza pubblica, c'è stato un progetto di finanziamento, una proposta del privato che chiede la possibilità di fare su una realtà amministrativa un'azione privata a fare la pubblica, non è che c'è stata un'evidenza pubblica. Progetto di finanziamento, poi l'amministrazione comunale deciderà nei limiti della valutazione tecnica che sta facendo il tecnico, non c'è nulla perché non è stato fatto nulla da questo punto di vista, sono arrivate solo le proposte, ci sarà una valutazione, poi la giunta deciderà di avviare un progetto di finanziamento piuttosto che un altro, quindi sono tutti quanti corredati da giusti pareri previsti dalla legge vigente in maniera di progetto e si andrà avanti. Credo che la presentazione sia legata al fatto che l'amministrazione comunale nel bilancio vigente sempre identificato il fatto che avrebbe voluto fare un progetto di finanziamento su quell'area per evidenziare il fatto che non c'erano risorse pubbliche e fare un investimento di 1 milione d'euro per fare le strutture sottostanti e altri credo 500.000 euro per la riqualificazione dell'area superiore alla passeggiata al mare. Il bando, la concessione è finita adesso, quindi credo che chi si è letto il bilancio, chi vuole partecipare, abbia fatto la bella proposta. Dopodiché, come sapete, nel momento in cui il bando c'è la partecipazione massima politica, se l'amministrazione decide che uno dei due progetti financing è utile o se farà politiche stesse magari uno dei progetti financing presentati. Adesso ancora non c'è nulla, c'è una valutazione solamente, deve essere fatta una valutazione tecnica. Nel senso che se uno di Vercelli voleva basta tutto, si doveva leggere il bilancio del comune di Santa Marinella, certo. Anche nel triennale, consigliere Rocchi, però anche nel triennale, cioè quindi uno doveva leggersi il bilancio effettivamente del triennale e sapere che a Santa Marinella si può fare proprio il finanziamento perché non abbiamo fatto qualcos'altro, non gli abbiamo dato un'evidenza diversa, perché ho capito, ma cioè un'evidenza diversa nel senso dal punto di vista strettamente amministrativo se gli dà un bando a questo consiglio. Ho capito, ma il bando c'è il promotore, il bando come lo fate? In base a quello che il promotore ha proposto, allora poi dopo dice il promotore, non ho capito, cioè se i promotori sono due noi facciamo un patto relativamente a quelle proposte di quei due. Appunto, io dico perché il Comune di Santa Marinella non ha fatto sapere attraverso strumenti
evidenze pubbliche, avvisi sul sito, qualsiasi altro strumento che è in possesso di un'amministrazione comunale, perché non ha fatto sapere che in un appunto stabilimento balneare del comune di Santa Mariana si è disponibile a approccio finanziario, perché ne hanno saputo solo in due. Lo hanno così saputo solo in due, che noi consiglieri di minoranza non sapevamo niente, cioè l'abbiamo appreso dai social network. Prego, consigliere. Al di là del fatto che poteva non funzionare così e va bene così, la domanda è perché non si è fatto di più per dare maggiore risalto a questa opportunità. Allora mettiamolo così, perché questa opportunità è dovuta passare solo in canali che non pubblici, evidente, per cui solo quelli che si sono letti nel triennale. Chi si deve fare questo consigliere? La chiesa probabilmente deve buttare tutto fuori, quindi probabilmente butterò pure la mia cosa di paglia, però a questo punto c'è sempre questa cosa di paglia che torna. Per creare sempre questo alone di mistero intorno a questi eventi. Negli ultimi due anni, nel triennale, è stato ribadito, inizialmente per quanto riguarda sulla Pennarentina si è mantenuta una linea abbastanza chiara, dopo aver incaricato uno strutturista di fare un progetto preliminare di consolidamento della struttura, si è da subito evidenziato un certo tipo di costo per l'intervento, e quindi da subito l'amministrazione è stata molto coesa nel stabilire che per fare questo tipo di intervento era intenzionata a un project financing. Due anni che il triennale non viene cambiato, quindi la linea di condotto da parte dell'amministrazione non è mai cambiata. Ora, questo è un aspetto. Secondo aspetto, sì, la gente di tutta Italia si guarda i giornali, di tutta Italia, anche perché sono arrivati, di tutta Italia se lo guarda, noi ci sono arrivati nell'ultimo anno e mezzo anche delle proposte per quanto riguarda la sede comunale, nella quale nel primo triennale noi avevamo messo gli interventi per realizzare la nuova sede comunale, con anche la generazione dei beni immobili comunali. Detto questo, servono delle proposte, ci sono i tecnici interni del comune che sono preposti per poter realizzare questi elaborati, e sono stati, per esempio, per quanto concerne la sede comunale, scartati. Così come ci sono arrivati proposte per la realizzazione di nuove scuole, sempre di iniziativa privata, e sono state scartate, quindi non c'è mai da creare un valore. In questo caso specifico, l'amministrazione, per quanto riguarda la passeggiata urbana, sono arrivate queste due proposte. Se queste proposte, come dice il sindaco, saranno corrette sia dal punto di vista documentale che dalla proposta progettuale, potranno essere scelte dal tecnico comunale o eventualmente da una commissione interna del comune come promotori. Come promotori. Dopodiché si seguirà tutto quello che è l'iter naturale dei project, e potranno poi dagli scaturire solo eventualmente proposte migliorative. Quindi non vedo nulla, non c'è mai stato un cambio di rotta, si è sempre parlato della stessa situazione da portare avanti, e questo è, secondo me, la naturale conseguenza delle attività fatte negli ultimi anni. Grazie. Velocemente, grazie. Poi dovrebbe essere un'aggiunta che crede nel libero mercato, no? L'idea è più proposte ci sono, più operatori economici ci sono, più il mercato sta in concorrenza, più noi possiamo scegliere la proposta più interessante. Avete fatto in modo che questa cosa non avesse pubblicità, così le domande sono due. Ora, in quelle due proposte possono esserci cose meravigliose per la Perla del Tirreno, potevano esserci l'eventualità di 10 proposte. Io non riesco a capire perché non avete voluto dare maggiore evidenza, e non c'è niente di misterioso, assessore. Questa cosa se l'attribuisce lei. Se vuole è ancora in efficienza. Cioè, io devo fare un project financing sulla mia perla, sto immobile e mi affido alla lettura dei triennali. A me sembra assurda questa cosa. Io do estremo evidenza, estrema pubblicità, con la speranza che mi arrivino 20 proposte, non due, così in 20 proposte poi l'ufficio saprà scegliere, perché l'ha detto lei, da quelle proposte esce il promotore, quindi la faccenda è chiusa. Perché dopo vincerà un altro, se il promotore è quello, cioè, ok, però sempre la proposta, scusa,
scusami, scusate. Ma è sempre un progetto scelto fra due, non fra 20. Perché se io lo scelgo fra 20, può darsi che ce n'è uno molto migliore, ce ne stanno 7 straordinari. Io non capisco e non c'è niente di mistero, non capisco perché l'amministrazione comunale è stata così inefficiente da non dare massima pubblicità al proprio financing. Fine. Ah, io veramente rimango ogni minuto più sbalordito delle dichiarazioni che non è. C'è stata fatta la presentazione di un privato all'amministrazione comunale che poteva avvenire come avviene nei progetti di finanziamento, su qualunque progetto in cui c'è la possibilità, secondo la legge, secondo la 163, di fare la presentazione su un eventuale sito di interesse comunale. Che diversa dovevamo fare su una cosa del genere, se un privato, vedendo il triennale delle nostre opere pubbliche, che c'era la scadenza della concessione. Tra l'altro l'ha detto l'assessore dei lavori pubblici, nulla di segreto c'è, perché comunque le analisi dei costi che servono per fare gli impianti strutturali sotto la passeggiata sono ben evidenti da uno strutturista che l'ha fatto 2 anni fa, quando abbiamo fatto l'intervento per sistemare la vicenda in maniera temporanea. Sappiamo benissimo che le risorse per fare un intervento di 1 milione di euro non ci sono, sappiamo benissimo che un project financing non è la fine di un percorso, ma l'inizio di un percorso, perché le proposte migliorative, come dice lei, nel momento in cui le farà la giunta, può migliorare il project, può metterci le cose di interesse dell'amministrazione comunale, quelle che sono le proposte migliorative che fa la giunta stessa e i consiglieri stessi che parteciperanno alla riunione. Detto questo, nel momento in cui si va a bandire quel progetto, modificare o non modificare, ripetiamo, non so di che cosa stiamo parlando, lei mi fa domande su una cosa che io ancora non ho visto, perché è stato incaricato il tecnico, mi faccio una relazione su come sono i progetti. Detto questo, nel momento in cui va a bando, c'è anche lì la possibilità, innanzitutto che partecipi tutti l'altro, come dice lei, e oltre, se parteciperà. Detto ciò, nel momento in cui partecipa, c'è anche la possibilità di fare proposte migliorative sul progetto stesso, nel momento in cui va a bando. Quindi non vedo qual è il problema. Se domani ci fanno la presentazione, come ha detto l'assessore dei lavori pubblici, su altri progetti di finanzi, l'amministrazione li valuta, vede se possono essere messi in cantiere perché sono opere che già messo nel proprio programma nazionale e la porta avanti. Io non vedo proprio nessun problema questa cosa. Che cosa dovevamo evidenziare se non c'è la presentazione di un progetto? Ma adesso, ma che cosa evidenzio che non c'è nulla? Avrei dovuto fare un progetto, avrei dovuto avercelo, al di là dei costi strutturali. Mettiamo a votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Zero astenuti. Vogliamo votazione immediata. Chi è favorevole? Contrari? Punto 7. Consigliere Minghella. Riprendiamo il discorso di prima per quanto riguarda atto di indirizzo sul contenimento dei costi del personale della Santa Maria dei Vizi e linee guida sulle modalità di reperimento di nuove figure professionali. Allora, in questa delibera viene data la possibilità. Chiamo il presidente. Scusa, presidente, è amministratore, anzi, Franco Cordizia. La base di partenza su cui andare a discutere su questa delibera. Questa amministrazione si è trovata, e dico la verità, anche con un po' di fortuna, successiva a quella che è stata la legge di stabilità, la prima del governo Renzi, in cui noi abbiamo avuto la possibilità di poter salvare questa partecipata trasformandola totalmente in quello che è una società strumentale. Significa una società totalmente a supporto del nostro ente. Grazie al lavoro che ha fatto anche negli anni precedenti
l'amministratore, prima presidente del CTA, Franco Cotiglia, che ha dato la possibilità di un utile conseguito nel triennio rispetto alle perdite precedenti, questo ci ha permesso perciò la trasformazione in società strumentale. Abbiamo portato a dicembre dell'anno scorso lo statuto e il nuovo regolamento del controllo analogo. Abbiamo poi fatto una delibera, mi pare fosse a aprile, marzo, seguendo quello che erano le richieste del 30 marzo, il 30 marzo 2015, quelle che poi sono diciamo, le specifiche delle richieste del piano Contarelli, e oggi ci troviamo rispetto alle possibilità economiche, e vado a rileggere testualmente la parte particolarmente incriminata in cui si può considerare, come dire, una negatività nei confronti dei presenti stessi, ai quali ricordo che poco tempo fa, insieme all'amministratore e al sindaco, abbiamo confermato insieme ai sindacali le figure professionali che hanno come dire, un riconoscimento economico superiore a quello che sono i normali stipendi per le proprie attività. Perciò noi già abbiamo assolutamente dato l'opportunità ad alcuni dipendenti di poter avere un incentivo economico rispetto alle proprie attività. Ma non è questo l'importante, l'importante è identificare i soggetti che hanno, rispetto a quello che è l'amministrazione, rispetto a quello che è l'attività quotidiana, un motivo per cui poter dare un incentivo più. Questa è un'amministrazione, e dico la verità, storicamente che non ha mai regalato super mini, super bonus, o come dire, e soprattutto da quando c'è Franco come amministratore, ha sempre fatto parsimonia dell'esercizio dell'attività pubblica, ha sempre utilizzato la sua figura come buon padre di famiglia, come si deve in ogni tipo di azienda. Leggo queste quattro righe per far capire bene, perché altrimenti non passa il messaggio di come andiamo a determinare la possibilità di poter aumentare la pianta organica di due risorse. Il principio di contenimento dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Questo è previsto nel piano Contarelli, cioè una ripresa del piano Contarelli. La società opera per il contenimento dei propri costi interni, mantenendo nel 2016 il costo del personale, al netto di eventuali e futuri incrementi contrattuali stabiliti dal contratto nazionale. Significa che chi ha uno scatto rispetto al contratto nazionale non viene preso in considerazione. A livelli non superiori a quelli sostenuti nel 2013, in ogni caso occorre contenere la distribuzione individuale complessiva ordinariamente spettante e comprensiva al salario accessorio, inviato a contrattazione, eccetera, eccetera. Piano Contarelli, la norma, precisamente voi sapete che io con le norme non sono un fenomeno. Sì, assolutamente questa viene recitata nuovamente, specificata una parte, una determinata valutazione per far capire le condizioni economiche. Dal 2013 ad oggi, come prima accennato in premessa, quando dobbiamo discutere su più o meno portare questo punto, la Monti Servizi ha avuto una diminuzione di personale data da diverse motivazioni, licenziamento, diciamo dimissioni e pensionati, decessi. Tutto questo è un percorso che ha portato al Presidente della Monti Servizi a avanzare all'amministrazione delle possibilità di poter incrementare la pianta organica. Abbiamo fatto una valutazione insieme al responsabile del controllo analogo, che è anche la responsabile di quello che erano gli spazi economici, dove potevamo noi andare rispetto al 2013 a trovare delle risorse per poter aumentare la pianta organica, perché la pianta organica dell'indirizzo poi spiegherò per quale motivo vanno anche delle figure. Nel frattempo la Monti Servizi non è più semplicemente un'azienda intesa come società istituzionale dal punto di vista giuridico, ma bensì dovrà essere integrata nella sua attività, già lo è, in tutto e per tutto su quello che sono le attività della pubblica amministrazione, così come la trasparenza, l'antiriciclaggio, eccetera, eccetera. Ad oggi c'erano solamente due risorse, part time, insieme all'amministratore che si occupava della parte amministrativa. Ad oggi queste due risorse, per necessità dell'ENS, sono diventate mezza risorsa, perciò oggi abbiamo dimezzato, più che dimezzato, la parte amministrativa. Questa è una delle motivazioni. L'altro è perché noi abbiamo all'interno del nostro territorio un patrimonio di piante, di aree verdi importanti. Noi oggi abbiamo un contratto di consulenza esterna con un agronomo. Il nostro ente non può permettersi di non avere un agronomo all'interno della pianta organica e di prevede queste due figure. Ritorno alla parte economica. Dal 2013 ad oggi le condizioni sono anche con l'ufficio del
€670.000 rispetto al calcolo che viene fatto classico ogni anno sulla riduzione della spesa del personale. Noi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo preso quel dato, abbiamo preso un dato ancora più cautelativo. Abbiamo visto cosa è stato rispetto al 2015 la riduzione del costo del personale, con il costo che oggi abbiamo della consulenza esterna del tecnico agronomo e il costo della persona che oggi è andata in pensione. Queste due risorse danno una cifra intorno ai €58.000, ora non mi ricordo bene, 50, ok? Che sono pari pari le condizioni economiche per poter restituire due risorse a tempo indeterminato, ma part time, non full time, ok? Perciò dal punto di vista economico, quello che è la paura dei dipendenti oggi di una riduzione del proprio stipendio non ha motivo di essere, perché non è questo quello che è scritto nella norma. Noi dobbiamo assolutamente mantenere nel 2016 una spesa del personale inferiore al 2013 e perciò siamo largamente sopra i €100.000 inferiore al 2013. E inoltre, per quanto riguarda un'attività che abbiamo messo in piedi per poter permettere alla società partecipata di diventare totalmente strumentale, abbiamo riappostato alcune tipologie di costo totalmente a carico dell'ente. Io perciò per il prossimo anno mi aspetto che per il 2017 ancora di più un utile largamente più forte rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Ok? Questo è per dare un pochino di chiarezza. Un'altra cosa molto importante che abbiamo in questa delibera, per la prima volta, e chi c'era nel 2006 e che ha costituito in qualche modo la partecipata con l'MDC in contrario, viene dato potere al Consiglio Comunale di determinare sia la possibilità di assumere, sia la possibilità di poter delimitare e decidere insieme alla volontà e al fabbisogno della partecipata le figure professionali, e che viene fatto un bando pubblico, un concorso pubblico, che non è proprio una cosa così, come dire, facile da poter evadere, perché poi dopo i sotterfugi, le opportunità, no, noi andiamo all'evidenza pubblica, massima trasparenza, portiamo l'indirizzo, lo portiamo in consiglio comunale, lo portiamo ai soci della partecipata che sono i consiglieri comunali. Ecco, detto questo, io credo che non ci sia, e sono contento, ripeto, che ci siano oggi dei dipendenti della partecipata ad ascoltare questo, così per dare tranquillità e trasparenza, anche perché grazie alla delega del sindaco e grazie al lavoro fatto con Franco e con il responsabile del controllo analogo, quotidianamente abbiamo lavorato per far sì che questa partecipata abbia le attenzioni giuste sempre per la diversa, e poi il sogno che abbiamo nel cassetto è quello di poter portare alla visione della Corte dei Conti la possibilità di poter risparmiare circa €600.000 per l'ente, perché questo si potrebbe fare, e far capire a chi di dovere che molto probabilmente questi dipendenti sia meglio fare diventare dipendenti dell'ente direttamente e non più della partecipata. Questo è il percorso che noi stiamo seguendo, però per far sì che l'attività della partecipata e dell'ente stesso abbia trasparenza, abbia opportunità di avere i numeri a posto, c'è necessità di un amministrativo. Dall'altra parte c'è un vero fabbisogno per quanto riguarda il territorio, rispetto al patrimonio arboreo, di un tecnico. Tutti i comuni simili ai nostri lo hanno in pianta organica e noi questo abbiamo identificato. Perciò dal punto di vista economico abbiamo determinato le motivazioni per cui abbiamo questa possibilità, tranquillizzare i dipendenti, e l'atto di indirizzo per cui i dipendenti sono stati specificati. A voi, grazie. Faccio una premessa, cioè che in genere sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, io ho trovato, come lei dice, consigliere, l'amministrazione della Multiservizi molto accorta. Soprattutto, vabbè, ci ha aiutato le leggi nazionali, le normative stringenti, ma evidentemente una conduzione appunto intelligente. Poi io trovo i lavoratori della Multiservizi negli uffici sempre puntuali, precisi, eccetera, quindi penso che noi possiamo essere contenti della nostra Multiservizi. Però dico la verità, questa è la prima volta che trovo una delibera che mi lascia perplessa. Lei ora ha indicato alcune cose, però volevo ulteriori chiarimenti. Innanzitutto, questo contenimento delle spese entro il 2013, lei dice che lo dice la norma, lo dice la norma Cottarelli con chiarezza, esattamente questa che avete messo in delibera, ma quindi riguarda fondamentalmente il salario accessorio, ho capito bene questi contenimenti?
Sì, ma il costo del personale relativamente non allo stipendio base, al salario accessorio. Capisco bene? Ma io il linguaggio economico non lo capisco sempre con chiarezza. Me lo dica lei. Quindi, ma questo questo contenimento riguarderà lo stipendio base o il salario accessorio? L'ho fatta male la domanda? È complessiva la domanda del personale, ma in questo caso è del tutto non necessaria una risposta, perché siamo largamente al di sotto con la spesa del personale nel 2016 rispetto al 2013, largamente parlo, non di cifre di migliaia di euro, ma di centinaia di migliaia di euro. Quindi lei dice, noi questo l'abbiamo scritto perché lo dobbiamo scrivere, però non c'è problema perché le cose resteranno così com'è. Ho capito bene? Io dico veramente vorrei capire perché può darti che ho capito male. Chiedo scusa, ho fatto una premessa, noi abbiamo sottoscritto l'accordo sindacale forse un mese fa, tanto cos'era, in cui abbiamo confermato i salari accessori un mese fa, quindi quelli restano, che sono salari accessori, che sono buoni pasto da 7,9, no, non è così, vabbè, allora salario accessori è confermato. E una domanda, questa cosa che lei dice, no, che siamo largamente eccetera eccetera, da qualche parte sta in delibera? In maniera che un dipendente che lo legge si tranquillizza? Questa domanda l'ho detta male? No, per un motivo semplice. Io credo che poi alla fine, alla base, ci sia, come dire, la fiducia della competenza di chi porta la materia. E quando un consigliere comunale in questa fattispecie delegato, un amministratore di una società e un responsabile, in questo caso della ragioneria del controllo analogo, determinano alcuni numeri, con la fortuna io di averli conosciuti, non è necessario, a mio modo di pensare, portarli in delibera stessa. Sono, come dire, sottintesi per chi gestisce un'azienda o l'amministrazione come compa di famiglia, cioè non fa atti forzati quando c'è un'azienda. Assolutamente sì, però mi metto da un punto di vista del lavoratore che si fida assolutamente, è ben condotto, lo sa, eccetera, eccetera, però se lo trova nella delibera è più tranquillo, perché per esempio questa cosa qui non l'avevo capita perché l'ha spiegata lei, ma io non perché in delibera non c'era. Poi un'altra questione, lei ha detto l'agronomo, ma l'agronomo dopo noi, cioè adesso lo paghiamo a fattura, non gli paghiamo anche i contributi, eccetera. Nonostante questo noi rientriamo, non ci costerà di più successivamente a noi, avete fatto i conti e non ci costa di più. La questione del verde, mi permetto di dirla perché è collegata con questa, no? Cioè noi, altra questione, oltre alla questione del verde, la prendo più in generale. La delibera è stata sicuramente valutata con attenzione da voi, ma è stata anche valutata insieme ai lavoratori in tutti gli aspetti? Primo, le necessità dei servizi si riferiscono solo all'agronomo e al contabile? Perché per esempio noi possiamo pure avere un agronomo, ma ce l'abbiamo i giardinieri poi e gli operai del verde che fanno il lavoro che l'agronomo dice? Perché continuiamo a capitozzare gli alberi nonostante due mesi, tre mesi fa ci è stato detto che non è vero, quando viene Ribaldi l'albero è stato completamente gli alberi sono stati tutti mozzati nelle loro chiome, no? Lo sa perché lo dico, consigliere? Perché nel luglio del 2008 ci venne detto che il problema non era l'agronomo, è che non c'avevamo le scale per potare. Quindi il problema del verde, mi permetto di dire, il problema del verde secondo me non è che ci manca l'agronomo, perché l'agronomo ce l'abbiamo, lo paghiamo a prestazione, però ce l'abbiamo. Il problema del verde è ben più ampio, cioè sembra che non ci sia un progetto del comune sul verde, per cui secondo me se noi assumiamo un agronomo non risolviamo il problema del verde, se poi ci mancano le scale, ci mancano gli operai, magari abbiamo bisogno degli operai, voglio dire. Poi lei ha detto giustamente speriamo di poter assumere di più, speriamo di poterli inserire nella pianta organica del comune e questo diciamo da sempre, da anni, questi 100.000 euro di IVA sono veramente sprecabili, quindi lo speriamo tutti. Però allora la multa
servizi ha bisogno, cioè avrebbe bisogno solamente di agronomo e contabile, e la farmacia e la questione sempre del castello di Santa Severa, cioè la gestione museale. Questa cosa l'avete valutata, avete programmato altre assunzioni? Perché ripeto, se noi assumiamo la donna e poi non abbiamo gli operai del verde o non ce l'abbiamo a sufficienza, non è stata nessun arricchimento per il comune, insomma, per l'amministrazione comunale. Grazie. Consigliere Bianchi. Abbiamo avuto quindi una notizia importante oggi riferita a questa delibera, che l'amministrazione comunale si sta adoperando a far sì che nel più breve tempo possibile vengano assorbiti all'interno dell'organigramma comunale tutti i dipendenti della multiservizi. Questo è quello che vengono assunti nel più breve tempo possibile, quindi si sta adoperando a far sì che i dipendenti della multiservizi diventano effettivi del Comune di Santa Maiella. È un sogno che noi condividiamo, perché secondo noi porterebbe un risparmio notevole alle casse comunali per la questione dei LIVE e quant'altro. C'è una questione però, entriamo nello specifico della delibera. Allora, ieri è stata discussa in modo molto breve questa delibera, perché era l'ultimo punto del giorno e quindi avevamo tutti i tempi di andare a pranzo. E quindi mi è stato detto che avremmo assunto due dipendenti comunali a tempo determinato, poi successivamente è arrivata un'errata codice della delibera in email, che praticamente sono invece a partarne tutte e due, giusto questa cosa? Sono a partarne, perfetto. Cioè, allora, a questo punto entriamo nello specifico. I dipendenti comunali della pubblica servizio, la domanda che ci hanno posto, non sono entrati sullo specifico del risparmio contarelli, non mi frega niente a nessuno, mi interessa soltanto tre questioni. Una questione dello stipendio base rimane in base, se vengono mantenute le 5 posizioni e contrattuali maggiori di 150 euro al mese per alcuni dipendenti da molti servizi, se ci sono altri scatti di anzianità, se vengono mantenuti gli scatti di anzianità per il futuro e se c'è una possibilità per altri dipendenti da molti servizi di aumentare e di passare in categoria. E soprattutto il buono mezzo se viene mantenuto. E questa è la domanda che nessuno è contrario all'assunzione di personale, sia chiaro questo, fermo restando che vengono tutelati al 100% chi oggi opera nella tutti i servizi. Questa è la domanda che dobbiamo rispondere qui in Consiglio Comunale e che il delegato Michela deve prendere come impegno. Poi entriamo nel discorso delle assunzioni. Per quanto riguarda le assunzioni, quindi noi abbiamo capito che le due persone che vengono assunte vengono poi pagate, una è praticamente la costituzione che viene pagata con le fatturazioni che le fa, quindi quello che noi fatturiamo lo paghiamo come stipendio, giusto? Alla norma. No, questo ci è stato detto e questo rimane. E invece per quanto riguarda la seconda persona, me l'ha assunta sempre portata perché hanno il risparmio che è stato fatto con l'andata in pensione del nostro dipendente da multiservizi e quindi viene sostituito. Questo sono, viene coperto così l'assunzione del nuovo personale? Punto interrogativo. Tutte le spese del concorso, chi le fa? Tutte le spese per la pubblicazione. E se in metti caso facciamo una pubblicazione a livello di stampa nazionale, come penso che sia di legge, e vengono qua 800-900 persone, noi lo facciamo il concorso qua dentro, tutte le spese che dovremmo effettuare? E poi ti ringrazio per il fatto che hai sottolineato il fatto che deve essere fatto un concorso pubblico per la trasparenza e perché dobbiamo avere fiducia in voi. E noi siamo contenti di avere fiducia in voi. La fiducia è reciproca, però c'è il fatto che soltanto su alcune questioni di legge voi fate il bando pubblico e fate l'evidenza pubblica. Dove lo chiediamo noi, che è una cosa un po' più borderline, probabilmente invece la legge non deve essere rispettata. E questa è una cosa che mi dispiace, perché io faccio riferimento anche al segretario comunale, non c'entra niente a questa libera, ma l'occasione è buona, perché noi ad aprile, io la consigliera Rocchi, abbiamo chiesto al segretario comunale una relazione sulla GESAM e questa relazione ancora non ci è arrivata. Quindi la fiducia deve essere reciproca, noi ci fidiamo del segretario comunale, oggi veniamo a conoscere sempre sui network. Adesso il consiglio comunale non me ne fatto più qua dentro, me ne fatto su Facebook, perché io vengo a conoscenza su internet vengono fatte due proposte per progetti di finanzi, io non faccio il consigliere comunale, non so niente, qualcuno che non sa che fa il consigliere comunale sa che vengono fatte due proposte di progetti di finanzi, non so com'è possibile. La seconda cosa, gira su internet che è sicuro che viene fatta la proroga alla GESA, io faccio il consigliere comunale e non so niente,
ma com'è possibile? Il Consiglio Comunale, assoluto, azzeriamo, facciamo tutto su internet, che è meglio. Cioè, ma noi possiamo avere il diritto di sapere le cose oppure no? Discutiamo del progetto di finanza, che nessuno è contrario, ma discutiamone in commissione, facciamo le evidenze pubbliche anche qui, facciamo le evidenze pubbliche, abbiamo fatto la commissione e la consigliera Rocchi, siamo stati presenti, abbiamo presentato le proposte. Parlare nel Consiglio Comunale, social. Altro modo non ce n'è, ci stanno i social dove io non scrivo, capito? Allora, entriamo su questa delibera. Allora, su questa delibera, quindi nessuno risponde sulla GESA né sulla Prefettura. Okay. Grazie. Allora, niente, io ho fatto delle domande chiare, pulite, precise al delegato Michella, mi riservo di rispondere dopo la risposta. Grazie. Presidente Bottiglia, non so se vuole fare un appunto di Martello. Un secondo, Presidente. Sono state le altre due precisazioni, ma praticamente noi passiamo da due full time a due part time, perché la persona che è venuta a mancare, mi sembra, era full time, era a tempo pieno o a part time? Il pensionamento era full time e noi invece adesso part time, e l'agronoma non ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo a contratto l'agronoma. Anche quello era un contratto full time, cioè no, quello era evidentemente a necessità quando c'era. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io farei far tempo che sia da lontano per far capire, parlare bene tutta la situazione, anche se state già inquadrati, però mi pare ancora c'è qualche dubbio. Questo Consiglio Comunale, che è una santa vera servizia, ha fatto delle cose grandi, grandissime. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle cose eccezionali. Cioè, la prima cosa che abbiamo fatto è riguardo lo statuto alle nuove società strumentali. L'abbiamo adeguato con tutte le normative esistenti, per cui abbiamo messo in salvo la società Santa Maria della Servizia, che era un pericolo, ma in vero pericolo. C'è stato un momento in cui si pensava che chiudesse. La prima cosa. La seconda cosa, è stato fatto sempre da questo Consiglio Comunale, con lo stesso approvazione del nuovo statuto, abbiamo ricapitalizzato la società. Questa è una cosa importantissima. Non è più una società di serie D, come veniva chiamata, cioè tutte le società SRL che hanno un bilancio al minimo, cioè con 10.000 euro di capitale sociale. Noi abbiamo portato 30.000 euro, ma non è che abbiamo portato 30.000 euro perché il comune ha versato 20.000 euro nelle casse della società. Assolutamente no, come ti sbagli? Quindi con gli altri documenti e le riserve che abbiamo fatto con gli utili di esercizio. Quindi questa è una cosa buona, eccezionale. Dopodiché questo Consiglio Comunale sempre ha adottato il piano di razionalizzazione della società partecipata, che è stato fatto il 30 marzo di quest'anno, l'anno 2015. Con questo atto importantissimo c'era tutto dentro, c'era il regolamento del controllo analogo, c'era il nuovo piano quadro da sottoscrivere con la società, che è quasi pronto, quindi è pronto quasi per la sottoscrizione, è stato riempito di contenuti, c'erano tutti gli schemi di addendum dei contratti che si fanno con i singoli responsabili dei servizi. Quindi la macchina amministrativa ha lavorato bene, il Consiglio Comunale, il socio unico ha lavorato bene per fare in modo che tutte queste cose che erano nel tempo un po' non molto chiare, venissero chiarite con un contratto quadro specifico e con degli addendum, quindi dei contratti di servizio parziali con tutti i singoli responsabili di servizio, per quelle che erano le funzioni che faceva la Santa Maria dei Servizi per ogni singolo settore. Poi sentivo il discorso che faceva Bianchi in ordine alle, come se adesso questa
assunzioni che, ripeto, anzi no, dico che queste assunzioni non vengono fatte perché l'amministrazione comunale ha detto allora do 50.000 euro, più o meno quello, alla Santa Maria della Servizi per assumere del personale. Quindi questo diventerà un costo storico per cui ogni... Non ha detto questo l'amministrazione comunale, no, lo sto chiarendo. Quindi l'amministrazione comunale ha detto con i risparmi che facciamo ti devi, noi ti diamo la cifra, ti diciamo che intanto c'hai un budget ridotto, che ha approvato il Consiglio Comunale, l'ha approvato voi, la riduzione del budget, c'è un budget ridotto, non solo hai un budget ridotto, ma devi risparmiare al punto tale che devi sostenere costi per le spese di personale per 50.000 euro e le devi trovare nella legge del bilancio. Con una serie di cose che sono state già accennate dal consigliere Munghiera. Quindi diciamo che queste cose sono soltanto sulla carta e ora non c'è un finanziamento. E poi non ci sono possibilità di cose che vengono eliminate al personale, non esistono, perché innanzitutto parlare di quoti bassi. È un diritto del lavoratore, non è che qualcuno glielo può togliere, non è che gli sono state date. Qui le uniche cose che sono state date è nel tempo, parliamo di 2009, 2008, 2009, sono state date queste indennità di funzione, che sono piccole cose che sono state date e che non sono state mai aumentate di fatto e che sono state mantenute. Con l'accordo ultimo anche con il sindacato sono state tutte mantenute. Quelle che non sono state mantenute c'è stato un equivalente con l'indennità di credito, solo uno era la condizione. Quindi tutto questo è stato tutto mantenuto. I rischi del personale non esistono, nessun rischio di nessun genere. Perché questo discorso che è scritto. Indirizzo è un discorso che viene fatto da tutte le leggi di stabilità, tutte quante dicono se la società, tipo consiglio di carattere generale, si trova in difficoltà, la prima cosa che deve tagliare è le spese personali. Quindi, siccome sono società private, sono società pubbliche, però gestite, diciamo ibride, gestite con la SRL, la SRL non vuole il costo del personale, a come? Cominciando a eliminare prima tutti i salari accessori prima, e poi andiamo a ridurre le ore, cioè se fosse in difficoltà. Ma non è assolutamente il caso nostro. Noi stiamo parlando di una società sana, che ha le risorse per andare avanti, e per questo che si è salvata. Una società sana consegue sempre utili di bilancio, non so, consegue perdite, consegue utili di esercizio. Allora di che stiamo a parlare? Il discorso del personale è un discorso, è un piccolo magliativo, non è che serve un agronoma, che serve una politica. È che queste sono le cose più importanti, perché a seguito dei nuovi contratti di servizio noi dobbiamo garantire la manutenzione ordinaria del servizio che gestiamo, che è quello che prende pubblico. E per garantire questo c'è bisogno di una figura professionale che sia inserita nel contratto della società. Non può essere un consulente, che un consulente esterno non può fare la direzione della pubblica, anche se ci ha molto aiutato un consulente a fare. Però voglio dire, sono figure essenziali per il continuo di cammino della società. Quindi l'amministrativo serve adesso, noi siamo soggetti a tutto. Io scherzavo con il segretario quando ci siamo per la prima volta incontrati, gli avevo detto, segretario, io sono sommerso dal lavoro, sto facendo tutto da solo, non ho nessuna persona che mi aiuta a fare tutto quello che c'è. Dico, lei sta facendo quello che fa come in tanta maniera, poi dice no, non so, responsabile di servizio, questo mi disse come battuta. Perché in realtà è così, perché adesso siamo soggetti a tutto, come società pubblica, a tutto nominare anche. Responsabile della selezione della corruzione, responsabile della trasparenza, tutto. Quindi questa piccola società, 40 dipendenti, abbiamo dovuto fare un comune, anche facendo
facciamo finta che non c'è del comune perché siamo la società pubblica. Allora, queste sono, questa è una proposta che ho fatto io, il comunale può valutare o può accogliere, oppure no. È una proposta che ho fatto l'amministrazione comunale sulla base delle mancate presenze che ci sono fino ad oggi, che sono sempre persone, da quando è stata istituita la Santa Maria della Santissima, erano sempre persone. Quindi queste sette persone dovrebbero essere indicate, perché chiaramente ne va l'elemento di servizi, servizi, giustizia. Quindi piano piano bisogna reinventare. Però siccome c'è una presenza anche qua, che bisogna sempre fare riferimento a Monte delle Funzioni del 2003, poi un anno di Santa Rochelle, poi lo Santo e così via, piano piano c'è anche integrato. E speriamo che poi, dopo le integrazioni, si avvererà il sogno del tassetto che avete tutti, che i dipendenti della Santa Maria dei Servizi saranno inglobati dentro l'amministrazione comunale. Grazie. Grazie. Consigliere Passerini. In chiarezza, chiedo all'amministratore di verbalizzare, appunto, siccome c'è una comprensibile preoccupazione da parte del no, una comprensione, c'è una frase qui, c'è scritto contenimento dei costi del personale sulla delibera. Allora, potrebbe essere sulla delibera, c'è scritto atto di indirizzo sul contenimento dei costi del personale, allora potrebbe, chiedo, essere corretta con atto di indirizzo per il processo di razionalizzazione della Santa Maria della Servizi invece di costi di personale e poi di verbalizzare appunto che non ci saranno una dichiarazione specifica che dica che non verranno toccati gli emolumenti sia di primo che di secondo livello ed eventualmente anche chiarire da quali voci di costo provengono il contenimento dei costi del personale. Non c'è bisogno di salire, verrà verbalizzato, non per esempio il Consiglio Comunale. Consigliere Occhi? Una domanda, la materia per me è un po' difficile, ma insomma, ci saranno, continueranno a esserci concorsi interni per il passaggio di livello? Questo come si inserisce nei passaggi di livello all'interno del personale, come si inserisce in questa questione del contenimento della nostra cosa? Ma non potremmo mettere nel corpo della delibera, è vero che come dice il sindaco è tutto verbalizzato e tutto sta nella delibera, cioè la delibera riguarderà anche questa verbalizzazione e le vostre dichiarazioni, quindi quando poi uscirà la delibera i dipendenti potranno vedere che ci sono anche queste vostre dichiarazioni, ma non potremmo mettere nel corpo della delibera aggiungere un emendamento, una frase che sottolinei la situazione florida attuale della multiservizi e che quindi possa rassicurare ulteriormente i dipendenti, perché ovviamente voi giustamente state dicendo, cioè avete descritto un quadro roseo, state dicendo fidatevi che è così, d'accordo, senza dubbio ci fidiamo, ma le delibere sono molto importanti, non potremmo mettere nella delibera qualcosa che sottolinei a premessa la situazione florida da un punto di vista solida, dal punto di vista economico della multiservizi e poi anche questo fatto, quindi il salario accessorio avete detto voi che rimane alle stesse condizioni? Pure questo lo possiamo scrivere, no? L'avete detto, però in delibera non va scritto. Consigliere Saturato? Lo devi dire tu. Avevo fatto questa richiesta di emendamento, insomma. Emendamento al proprio scritto. Sì, soltanto due domande, una per Franco, una come già detto in maggioranza, se era la possibilità di impegnare la cifra ma non di mettere le due figure e poi in appresso si decidevano le figure eventualmente di fare un bando.
come abbiamo detto in maggioranza, no? Avevo detto in maggioranza il proposto, di impegnare la cifra, perché lo so che è meglio già detto però anche in commissione ieri, di impegnare soltanto la cifra e eventualmente le figure venivano in appresto a decidere eventualmente il bando che andava fatto. Questa era una cosa che sinceramente credevo che era un pochettino più da verificare. Un'altra cosa invece, Franco, volevo soltanto chiedere una cosa, no? Visto che sei stato molto attento e veramente il lavoro che hai fatto. Ma se noi abbiamo 50.000 euro di disavanzo, perché questa cifra non è stata investita nel frattempo? Visto disavanzo? Disavanzo, no? Non sono stati risparmiati 50.000 euro? Se sono stati risparmiati 50.000 euro, non so, poi non spiego, non ho capito male. Questo non ne ho parlato in maggioranza. Perché non sono stati investiti, visto che il verde abbiamo grossi problemi, perché io investivo proprio sul verde, sulle attrezzature, come tu mi dici sempre, no? Non abbiamo la possibilità di fare questo, di fare quest'altro, dobbiamo, no, andare da un privato per prendere in affitto la macchina. Ebbene, visto che c'erano cifre del genere, investirla. Soltanto questo si vuole sapere. Grazie. Consigliere Michel, concludere, grazie. Concludere perché probabilmente il messaggio che è passato sembra contrario, sentendo voi. Cioè, la volontà di questa amministrazione è stata chiara dall'inizio. Mantenimento dei posti di lavoro, mantenimento della partecipata, garantire ogni tipo di benefit a chi lo merita e dare opportunità ad oggi di ampliare la pianta organica, perciò a livello nazionale dare due posti di lavoro, che credo che sia qualcosa oggi di importante, e di dare, naturalmente, aumentando le pianta organica, un supporto migliore a quello che è l'ente. Questo spero che sia abbastanza chiaro. Il discorso dei 50.000 euro, ho già detto che è stato cautelativo limitare solo a 50.000 euro l'opportunità, perché in realtà lo spazio economico rispetto al 2013 era praticamente superiore, era ben di 170.000 euro. Questo garantisce ulteriormente, come dire, il modo parsimonioso con cui noi stiamo gestendo questa partecipata. Concludo e ringrazio perciò Franco di quello che ha detto fino adesso per far capire effettivamente i vari procedimenti che noi abbiamo fatto per, come dire, per migliorare e far sentire più tranquilli i nostri dipendenti. Su quello che è... scusa, ma sì, no, stavo dicendo. No, mi sento ridere, come una cosa... Ah, ci mancherebbe. Va bene, non... quella è un'altra storia. No, qui non c'è disavanzo, c'è un avanzo che in realtà non è stato utilizzato prima, perché in realtà il pensionamento è avvenuto solamente un mese fa e perché in realtà ad oggi la consulenza è attiva fino a febbraio, perciò oggi tecnicamente non c'è un risparmio vero e proprio rispetto a queste cifre, ma si parla del 2016. Non è un caso che viene portato il concorso al 2016 e le assunzioni saranno fatte molto probabilmente a termine 2016, più velocemente, almeno a metà 2016. Perciò ribadisco il concetto, questa delibera è un qualcosa che dà opportunità e non toglie nulla a quello che sono oggi gli attuali dipendenti. Non abbiamo in nessun modo, anzi, è in fase di contrattazione sia con il sindaco e con la maggioranza e con l'amministratore unico l'opportunità di poter premiare altri dipendenti. Lo stiamo verificando rispetto a quello che sono le loro effettive attitudini e capacità e effettiva fattezza dell'attività amministrativa. Perciò questo non limita neanche questo. Era solo per chiarire. Grazie. Allora, proponiamo questa delibera e poi un intervento al consigliere D'Occhi e chiedo a tutti quanti i medici di rimanere. Quindi mettiamo in votazione, grazie intanto a... di rispondere. Prego. Questo discorso dei 50.000 euro lo ha affrontato adesso il consigliere Michele, ma in Italia non è che ci sono dei fondi che sono stati risparmiati, verranno risparmiati perché il funzionamento è avvenuto a novembre,
la consulente chiaramente decide 18.000 euro e quindi sommando le due cose si arriva a quella cifra. Per cui nell'anno 2016, tenuto conto che così come è impostata la delibera, in pratica c'è da fare due passaggi. Prima un passaggio e quindi una sorta di concorso con una commissione che valuti tutte le domande di mobilità. Deve essere fatto un discorso di mobilità, perché questi posti potrebbero essere occupati da persone che vengono in mobilità da altre società partecipate. Quindi è una mobilità tra società partecipate. Se chiuso il discorso della mobilità non ci sono società, allora a quel punto non ci sono richieste, a quel punto si passa al concorso pubblico. Ovvio, con tutte le procedure che si conoscevano. Quindi non è che possono, questi fondi non è che possono essere utilizzati in altre cose, però il problema che ha sollevato il consigliere Tarturato è importantissimo, perché io, e ne stavo qui parlando anche con il funzionario della ragioneria, ho fatto già una domanda all'amministrazione comunale per dire cerchiamo in qualche modo, questo lo vedranno adesso nelle pieghe del bilancio, di risparmiare i fondi, tutti i soldi che paghiamo per gli affitti dei mezzi, non dei mezzi, che noi i mezzi non ce li abbiamo, dai, abbiamo pochi mezzi comunali ridotti in condizioni disastrose, quindi bisogna fare un investimento certo, sicuro, sull'attrezzatura e sui mezzi. Se vogliamo un verde efficiente, dobbiamo chiaramente investire su questo. E avevo fatto una proposta, chiara a tutti, dal sindaco, al segretario generale, a tutti quanti, di destinare, o perché ho fatto un'indagine di mercato, ci voglio circa dei mezzi essenziali che ci servono, che sono l'autoscala, un carro con un ragno, e tanto agricolo con la faccia di quindi questi tre mezzi sono essenziali perché tutti gli anni li usiamo, li dobbiamo prendere in affitto e costano quello che costa. Allora se si fosse in grado con questo bilancio niente molto grosso io lo auguro di acquistare anche il leasing, ma diceva il funzionario dell'ufficio della ragioneria che è difficile, il discorso del leasing non passa molto facilmente perché diciamo più annualità, e quindi comprare questi mezzi, comprando questi mezzi la società lavora molto meglio anche perché voi, i dipendenti di riserve sono 8 in tutto, sono 8 dipendenti, abbiamo più di 3.700 in terra, è una cosa pazzesca, intervenire su tutto sempre, con tutte le cose poi che facciamo anche un po' extra, che poi quando c'è da fare qualcosa squadra operaria che viene sempre dovuto, non è facile. Allora il discorso sarebbe se ci fosse il mezzo a disposizione di fare, per esempio, se si votano 10 piani e c'è il camion con un ragno che raccoglie tutte il materiale di potatura, lo fanno in un attimo. Se invece bisogna farlo a mano ancora con la forcina, insomma ci vogliono una mattinata, allora spesso rimangono queste potature sulla strada, perché non possono essere, finiscono il lavoro, perché è finito il lavoro, non hanno fatto in tempo a caricare le cose. Poi non sono stati sentiti. Allora, ci vorrebbe uno sforzo grosso dell'amministrazione comunale, io lo faccio anche consiglio, scusate, non lo devo fare perché non c'entro niente con il consiglio, però un appello a che si investa un po' sul verde e cerchiamo di dare agli operai della Santa Maria delle Spezie le attrezzature e i mezzi che servono veramente per far funzionare questo servizio. Grazie. Mettiamo a votazione la delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Scusa mediata? Chi è favorevole? Chi è contrario? La parola al consigliere. Si è fatta quell'ora. Siccome sta arrivando gennaio e siamo a metà.
metà consigliatura e l'avevo promesso, io sto per mettermi e quindi volevo salutare tutti voi e salutare il consiglio e spiegare perché. Mi rimetto perché, non per stanchezza, come lei una volta ha detto, ma perché credo moltissimo nella politica. Credo che la politica sia condivisione, sia generosità e sia responsabilità. Quindi la responsabilità di chi perde le elezioni è di assumersi appunto la responsabilità di fare opposizione e di ammettere di aver perso. Se avessimo vinto, il primo dei non eletti della mia lista, che è Stefano Massera, sarebbe stato con noi, con me. Stefano ha preso 243 voti. Sapete che 243 voti in un comune come il nostro sono moltissimi. E io credo che, crediamo che sia giusto dividere questo onore con lui. Quindi io a metà mandato divido questo onore, grandissimo onore di essere consigliere comunale, con chi è stato il primo dei non eletti. Lo divido con gioia perché Stefano è una persona di grande spessore, di grande qualità, sia umana che professionale, porterà sicuramente un valore aggiunto a questo consiglio comunale. Lo divido perché è bello, perché la mia idea di politica non è che resti aggrappato al tuo ruolo o alla tua poltrona, perché quando fai politica non sei tu, sei in un ruolo, sei le persone che ti hanno votato. Sei il compito che hai, sei il dovere della che dice la Costituzione. E la Costituzione dice, articolo 54, che dobbiamo operare con disciplina e con onore, e io con disciplina e con onore mi dimetto per fare una staffetta, semplicemente questo. Però ho capito anche un'altra cosa, mi dimetto contenta perché sta succedendo una cosa. Ci sono degli atteggiamenti che io non condivido, e voi lo sapete, e con questi miei interventi così lunghi, così puntuali, così studiati, io porto il Consiglio Comunale questa cosa qua, no? Poi vado a fare le domande negli uffici. Ecco, ho l'impressione che chi non vuole capire perché faccio quelle domande o fa finta di non capire, mi abbia incasellato, e faccia comodo questa casella, mi abbia incasellato nella Rocchi. La Rocchi è la rompiscatole, sì, vabbè, la Rocchi è quella che dice sempre, che fa sempre allusioni, la Rocchi. Ecco, dimettendomi, io sono convinta che forse capirete che quegli atteggiamenti che io ho, o quei contenuti che io porto, non riguardano la mia persona. Non è perché la Rocchi è petulante, è come la moglie di Socrate, non sono come la moglie di Socrate. Se sono qua e mi studio le cose, sono puntuale e parlo di trasparenza e parlo di programmazione, parlo di inefficienza, non è perché il mio carattere è così, è perché questo mi hanno detto di fare le 275 persone che mi hanno votato, le persone che ci hanno votato, e secondo me anche mi chiedono di fare quelli che molti hanno votato voi. Quindi io credo che sarà così, cioè se io ho portato qualche forma di, non so, di correttezza, eccetera, sono convinta che in questa città molti si aspettano la stessa cosa, che le forze politiche di opposizione faranno la stessa cosa, insieme e compatta. Perché poi se la responsabilità della minoranza è quella di fare opposizione, la responsabilità della maggioranza è di governare bene. Non di governare così così, non di governare sì ma io sto facendo del mio meglio, no, governare bene. E secondo me voi non state governando bene, ma questo è una cosa che chiudo, dico, l'ho detto tante volte e finisco qua. Anzi, io ovviamente adesso è il momento dei ringraziamenti, io vi ringrazio perché ho capito moltissimo della vita, delle persone, di me stessa in questi anni, e la politica è una grande ricchezza. Adesso mi sento, ad una parentesi, come quando stai lasciando un uomo che ti ha fatto tanto soffrire. Lo lasci perché ha fatto tanto soffrire, ma è stato anche un grande amore, quindi la voce si rompe. Ringrazio voi per quello che ho imparato, vi auguro di bene dal punto di vista umano, dal punto di vista politico vi auguro di perdere le elezioni, di tutto cuore, lo auguro. Poi ringrazio i colleghi di minoranza e auguro loro di fare questa cosa con grande passione, con grande determinazione, perché la materia è vasta, questa amministrazione ci dà grandi motivi di fare un'opzione. Ringrazio Stefano Massera che insomma farà il mio posto. Poi ringrazio tutti i cittadini che a Santa Mariella fuori dal Consiglio fanno opposizione.
opposizione, quelli che si leggono le delibere, quelli che pure fanno le denunce, quelli che intervengono sui social, quelli che progettano castelli e piazze, come mai nessuno a Santa Marinella aveva progettato castelli e piazze, e spero che continuino a farlo. E poi naturalmente ringrazio per mettermi a CP. Intanto il direttivo e ringrazio il coordinatore e avvocato Montaldo Paolo Maria, soprattutto per la sua solidità di persona e anche per il suo senso dell'umorismo. E ringrazio i membri del direttivo perché poi le nostre riunioni sono piene anche di gioco, di scherzo, di voglia di fare, ma anche di leggerezza, perché la politica deve essere una cosa bella quando è una cosa completamente trasparente perché la fai per gli altri. E siccome non voglio sbagliare, in ordine alfabetico io ringrazio Clelia, Fabio, Maria Grazia, Sabina, Salvatore e Stefano. E poi ringrazio quelli che vengono, diciamo, agli enti allargati, che ogni tanto vengono, ci danno il contributo, e quindi Alessandro, Alessandra, Alfredo, Alberto, Anna, Gigi, Inza, Cristina, Roberto, Stefano, Salvatore. Ma poi soprattutto ringrazio quelli che mi hanno votato, che mi hanno dato tanta fiducia, che ancora me la danno. Io ho fatto del mio meglio. Ringrazio la mia famiglia. E siccome siete un uomo che ho tanto amato, vi lascio con una poesia. Finalmente fatemi portare un po' di poesia di tutta questa prosa. Una poesia di Caproni che si intitola Congedo del viaggiatore cerimonioso, ovviamente non tutte ve la risparmio, solo l'ultimo verso che fa così. Io scendo, buon proseguimento. Intanto a nome del Consiglio Comunale e del ruolo dell'Esercito ringrazio per quanto ha svolto in questi anni come lavoro. Nonostante le divergenze politiche, ha apprezzato molto il suo lavoro e la passione che ha fatto. Quindi a nome di tutti i consiglieri penso di portare questo ringraziamento e con dispiacere anche se intimamente la sua mancanza. Con il no, il politico del Consiglio. Insieme a lei, ai banchi dell'opposizione, credo che ha svolto un grandissimo lavoro, con grande onestà e un'etica incredibile. Io sono emozionato e sono a pelle d'oca e veramente vorrei che tutto il Consiglio potesse un grande applauso a questa donna. Grazie. Cerco di non essere demagogico, perché quando si rimette il consigliere comunale. Cioè, quanto poi è una posizione abbastanza ferma, dura, questo lo posso dire senza alcun timore, spesso in disaccordo, molto spesso in disaccordo con l'amministrazione comunale, però posso ricordare anche qualche momento di breve, vediamo di stare anche i momenti di felicità e i momenti di infelicità. Comunque, se è vero, è stata sicuramente appassionata, 7 anni e mezzo di consiglio comunale, ci siamo fatti tutti quanti insieme. Credo che quello che ha detto il Presidente del Consiglio sia una banalità, perché poi era anche il modo di interpretare il Consiglio Comunale come l'ha interpretato fino ad oggi, ovviamente il nostro modo di vedere è sbagliato, il suo modo di vedere è giusto, perché se l'ha fatta perché ci ha creduto e ha portato avanti una linea politica. È vero, sono stati dati consigli, alcuni sono stati anche presi, ricordo che la delibera che è stata in Santa Terra, che decidemmo di fare insieme e portare avanti, nonostante le svariati cambi di marcia durante il percorso che portò poi all'ultima delibera che abbiamo fatto nel periodo estivo di quest'anno. Quindi tutto sommato uno non è mai contento quando un consigliere si rimette. Io lo feci con Giovanni Dani quando si rimise nella prima legislatura, lo chiamai in comune, gli parlai, gli chiesi le motivazioni per cui
stava facendo quel gesto, quello suo fu chiaro perché lo disse all'inizio del primo consiglio comunale che avrebbe fatto questa staffetta a metà mandato, quindi fa ulteriore onore, perché come dice giustamente magari nel percorso uno non è che si attacca alla poltrona come simbolo di potere, magari si attacca a un ruolo istituzionale che lo svolge all'interno del contesto comunale. Quindi ovviamente credo che non sarà, l'ha detto prima, anche la politica, la continuerà a fare all'esterno del consiglio comunale con molti cittadini da parte delle militanti della maggioranza e dell'opposizione. Gli ho dato un ulteriore onore a chi collabora quotidianamente nel tentativo difficile di far andare bene le cose e complicate da una miriade di cose che ovviamente non voglio ribadire in questo contesto. Quindi, da parte mia non le ho portate i fiori, consigliere Rossi, perché tutte le volte che gli porti i fiori succede una tragedia. Ci ho provato i miei consigli comunali all'inizio, ma sembrava che tutti i fiori li stessi donando il carbone, quindi mi ha più volte ripreso su questo gesto. Alcuni me l'hanno detto, porta i fiori, ho fatto parte, non li gradisce la consigliera Rocchi, o almeno non li gradisce da me. Questo è il concetto. Grazie alla comunicazione, esatto. Quindi ci lasciamo nel Consiglio Comunale, ovviamente con un caro saluto di oltre che si può proseguire di attività politica all'esterno del Consiglio Comunale, ma magari anche rivedendoci, perché credo che almeno questo, per onestà intellettuale, vada detto che ogni volta che lei, consigliere Rocchi, mi ha cercato su temi per la città o è venuta in comune anche nel momento in cui c'erano riunioni, incontri, c'è sempre stato quel rispetto umano di vederci subito, parlare, poi con punti di vista ovviamente diversi che mi ha portato avanti, però poi ci siamo sempre parlati, ci siamo tentati di chiarire su alcune vicende, su altre un po' meno, su alcune siamo stati anche d'accordo. Le faccio il mio personale in bocca al lupo e un augurio di buon anno a tutto il Consiglio Comunale, ovviamente. Grazie.